Ciao a tutti, sono Roberto Pellegrini di Medaca Italia. Oggi cercherò di rispondere a una domanda che ci viene posta molto spesso. Con quali pesci possono convivere i medaca e il laghetto? Bene, è una domanda importante. Proviamo appunto a rispondere. Intanto partiamo col dire con chi non possono convivere. Molti appassionati di laghetti nelle loro vasche, nelle loro ponde, avevano le gambusie. Questo piccolo pesce grigio di origine americana che si è introdotta poi anche negli ambienti naturali italiani e di molti altri paesi del mondo, era stato utilizzato come mangiazzanzare. Ecco, la gambusia occupa la stessa nicchia ecologica in pratica del medaca, hanno le stesse caratteristiche, hanno anche esigenze simili, quindi questo ci fa capire che possono andare in conflitto. In più la gambusia è molto più aggressiva verso gli altri pesci rispetto al medaca e quindi la convivenza è assolutamente sconsigliata. Quindi o la gambusia o il medaca non possono convivere e soprattutto è impossibile farli convivere in piccoli spazi, proprio perché occupano la stessa zona, li vedremo sempre nell'acqua bassa, sempre in cerca di cibo in superficie, sempre attivi. E quindi questo ci fa capire che vanno in conflitto e che non possono essere tenuti insieme. Fra gli ospiti più comuni da sempre nei laghetti e nei pond ci sono i pesci rossi, i carassi. La convivenza con i medaca in questo caso è possibile, ma tutto dipende sempre sia dalle dimensioni del pond, del laghetto, e anche spesso dalla presenza di vegetazione o di rifugi. Il pesce rosso occupa solitamente una zona diciamo centrale, si sposta anche più verso il fondo, quindi tutto sommato i laghetti piuttosto ampi, il medaca sta in una zona e il pesce rosso sta in un'altra. È possibile farli convivere sempre che le dimensioni dei pesci rossi non siano troppo sproporzionate rispetto a quelli dei medaca. Diciamo sempre un pesce rosso intorno ai 10, 12, 15 centimetri può convivere senza problemi in laghetti un pochino più piccoli. Non ci sono problemi nei grandi laghi di vari metri quadri. Per quanto riguarda le koi, o carpe giapponesi, che sono gli altri pesci molto allevati, molto diffusi nei laghetti, qui ci possono essere più problematiche, nel senso che la carpa raggiunge dimensioni piuttosto ragguardevoli e quindi potrebbe, se riesce a prenderlo, ingoiare il medaka. Quindi in piccoli spazi, in piccoli laghetti, dove diciamo neanche la carpa dovrebbe stare per esigenze di volumi e di dimensioni, la convivenza è assolutamente da evitare. Ci sono però dei casi positivi in laghi molto grandi di svariati metri quadri dove carassi, quindi pesci rossi, koi e medaka convivono tranquillamente, laddove poi ci sono anche molte piante, molti rifugi. La cosa migliore sarebbe poter garantire delle zone, diciamo, di riva con acqua più bassa, ricche di vegetazione, dove sicuramente stazioneranno i medaka. E poi una zona con acqua molto profonda, anche 80-90 centimetri per il benessere delle koi, dove appunto stazioneranno preferibilmente le koi e anche i pesci rossi. Per quanto riguarda la convivenza con altre specie di acque temperate, che quindi si possono mantenere in laghetti esterni durante tutto l'anno, i medaka possono convivere con pesci che non abbiano dimensioni troppo grandi e sono preferibili appunto pesci pacifici di branco. Possono convivere, come succede in natura anche in Giappone, con i cobiti di stagno orientale o pesce meteorologo, il Misburnus anguilicaudatus. È un pesce diciamo da fondo e quindi può convivere senza problemi, laddove lo spazio lo consenta, anche con i medaka. Altrimenti altri pesci ciprinidi, di branco, pesci pacifici possono convivere con i medaka. Da evitare assolutamente è la convivenza con pesci predatori per ovvi motivi, come ad esempio anche il persicosole o pesci gatto. Per esperienza personale abbiamo tenuto e teniamo tuttora in una vasca da 1000 litri all'esterno dei pesci rossi insieme ai medaka.
si sono riprodotti i pesci rossi, si riproducono tutti gli anni i medacà, ma questo soprattutto perché anche se la superficie non è molta, il fondo è interamente ricoperto di ceratophyllum, è una pianta acquatica ossigenante, una delle più facili e più diffuse. In questo modo si formano, quando il ceratofillo in estate, in primavera-estate, raggiunge la superficie, si forma un groviglio, a pelo dell'acqua, fatto di fusti, di foglie, una vera foresta sommersa che permette agli avannotti di pesce rosso, ma anche e soprattutto, di medacà che arrivano sempre in superficie, di salvarsi, e quindi ogni anno, possiamo vedere, la riproduzione. Pochi avannotti, non tantissimi, riescono a salvarsi. Bene, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.